Ciao a tutti, io voglio solo dire una considerazione. Due mandati fa, quindi non molto tempo fa, la federazione aveva 45 federazioni, il Comitato Olimpico. Uno, sapete benissimo la storia, che ha fatto un suo percorso come ente pubblico, come era giusto che fosse, anche come dice il mio collega e amico Luca Pancalli, di pari dignità, che è il Comitato Paralimpico. Adesso le federazioni sono diventate 48, perché la realtà è molto chiara, non si può fermare il mare con un dito o così cercare di coprire la luna sempre con quel dito. E l'onda che arriva è l'onda dell'arrampicata, che nel senso buono però travolge tutto e tutti, questo è un dato di fatto. E la fase è stata la prima, mi ricordo benissimo con l'amico presidente Davide Battistella, quando appunto si è sdoganato il concetto di farla diventare federazione. Anche lì qualcheduno in quel momento, come per dire, ma questi che vogliono? Invece guarda cosa giustamente non pretendono, ma è un loro assolente diritto. E secondo me vedrete che anno dopo anno si scaleranno delle posizioni come tesserati, come affiliazioni di società, come risultati sportivi, come opportunità di investimento, perché siamo solo, diciamo, soggetti che stiamo assistendo a questo meraviglioso successo alla fasi. Devo dire che in Italia in modo particolare frutto di una lungimirante gestione della federazione, e se poi a Parigi ci arrivasse anche un bel regalo sarebbe il completamento di un percorso fatto insieme, felicemente fatto insieme. Viva Fasi, grazie.